Io amo la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Cari amici, pace e bene a tutti voi e buon fine settimana. Ecco, ci troviamo a Pietrelcina, oggi è sabato e allora il nostro pensiero va sempre alla Vergine Santissima, come abbiamo detto nei sabati scorsi, il sabato è il giorno dedicato alla Madonna, quindi ci affidiamo a lei, realmente mettiamo tutte le nostre intenzioni nelle mani e nel cuore di Maria Santissima. E oggi abbiamo ascoltato questa frase semplice ma essenziale, forte di Padre Pio, che la voglio ripetere. Dice proprio così Padre Pio: sì, io amo la croce sola l'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. E lo abbiamo detto tante volte in questi giorni, fratelli miei, e lo ribadiamo anche oggi, sostenuti da questa frase di Padre Pio. La croce da sola è uno strumento di morte. Anche prima, evidentemente, al tempo di Gesù, la croce era uno strumento per castigare, era uno strumento per punire, no? I delinquenti più peggiori venivano crocifissi, no? Venivano messi in croce. Quelli che avevano commesso i reati più brutti venivano messi in croce. Pensate, Gesù, il nostro Salvatore, il Figlio di Dio, viene crocifisso come uno dei tanti malfattori. E allora la croce però da Gesù in poi, da dopo Gesù, diventa non più strumento di morte, non è solo più strumento di condanna, ma diventa strumento di salvezza. La croce diventa strumento di salvezza. Ma non solo la croce nuda, la croce fine a se stessa, la sofferenza fine a se stessa, ma, dice Padre Pio, la croce con Gesù, il crocifisso, Gesù crocifisso. Questa è la nostra speranza e questo, ecco, il motivo che riempie di gioia, potremmo dire, e anche di fede la nostra croce. Sapere che sulla nostra croce non siamo soli. Sapere che non siamo soli a portare la nostra croce. Sempre alla nostra croce deve essere abbinato il volto di Gesù. Anche nelle nostre croci quotidiane dobbiamo sempre vedere il volto di Gesù. E mi viene da fare il paragone, fratelli miei, come quando tanti dicono di vivere una fede senza Gesù, una fede senza i sacramenti. Sì, sentiamo tante testimonianze, tante persone, no, io credo in Gesù, credo in Padre Pio, ma non vado a messa, non mi confesso, non prego, perché ho altro da fare, ho altro da pensare, perché non credo nella Chiesa, no? E questa non è fede, fratelli miei, questa non è fede. Questa è una nostra fede, una fede che ci siamo creati noi, è una fede che nasce dalla superstizione, permettetemi di dire questo, ma non è la fede di Gesù Cristo e non è nemmeno la fede di Padre Pio. Una fede, una devozione senza i sacramenti, senza Gesù, è una fede vuota, è una fede sterile. Pensare ad una vita cristiana senza la comunione eucaristica, ad una vita cristiana senza la confessione sacramentale, ad una vita cristiana senza avere la preghiera, senza la messa domenicale, che fede è? È una fede morta, è una fede che si basa solo sulle nostre parole, sui ragionamenti, ma non sull'esperienza viva, concreta di Gesù Cristo. E così è la croce, così è la croce. Pensare ad una croce senza Gesù diventa una condanna, diventa un tormento, diventa realmente un castigo, ma pensare alla croce con Gesù, pensare alla nostra croce portata da Gesù, diventa realmente la speranza che ci invita ad andare avanti. Allora, fratelli miei, facciamo un'esperienza concreta di Gesù, facciamo un'esperienza viva di Gesù e questa esperienza la possiamo fare solo attraverso i sacramenti. E Padre Pio questo ce lo insegna benissimo, che tutti noi possiamo vivere oggi un buon sabato e domani una buona domenica piena di gioia e di letizia spirituale. A tutti voi una buona e santa giornata.